Signore e signori, buongiorno, sono Marco, benvenute e benvenuti. Campo numero 1 di Via Gottardo 10, reggetevi forte, sta per partire un grande gara di calcio. I bianchi del Rebaudengo di mister Masinari e i gialloneri del Rapid Torino. Grande incontro, oggi cross, attenzione! Fallo di mano di Greco. E quindi preparatevi che oggi assisterete a una grande partita, una grande gara di calcio. Calcio non è una battaglia, non è nulla di particolare, quindi è una gara di calcio. E quindi, come faccio sempre, come farò sempre, finché pila, finché telecomando e finché la mia salute sarà questa, saluto chi ci è venuto a trovare, quindi la società Rapid Torino, completo nero-giallo. Saluto il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, saluto la panchina, il mister, i dirigenti, il capitano, c'è solo un capitano, il capitano del Rapid, che salutiamo, appena lo becco lo saluto da parte mia, da parte di tutti, e saluto il pubblico del Rapid, che sta ancora entrando e che sicuramente da queste parti, sicuro il pubblico del Rapid, gente che prende appunti, vediamo un pochino di rubare qualche cosa. E quindi divertiamoci insieme e naturalmente salutiamo la panchina del Rebaudengo seconda categoria con mister Masinari, con Alberto Messa, con i dirigenti, con Walter, con Massimo Marangon che è qua alla bandierina elettronica. A breve anche la formazione della squadra. Tiro! Greco! A breve la formazione del Rebaudengo. Due tempi da 45 come i grandi, come le squadre ultrapagate. Noi siamo i bianchi del Rebaudengo contro i gialloneri del Rapid Torino, campionato di seconda categoria, spettacolo, emozioni forti. Come faccio sempre, saluto anche i tifosi che del Rebaudengo e del Rapid RR che ci stanno guardando dal web, quindi da YouTube, mi raccomando, non bisticciate, mi raccomando, potete riguardare questa gara quante volte volete. Ecco il nostro Bamba sulla sinistra, Bamba, Bamba, rallenta, frena di botto, palla al centro, attenzione, numero 4, tiro, fuori. Ed eccoci qua, quindi ricordiamo, siamo adesso al quarto minuto, 0-0 di questa bellissima gara di sport. Ecco la formazione del Rebaudengo di mister Massimo Masinari, eccolo qua, il giallo-neri, un bella maglia, questa qua. Con tanto di sponsor frontale, numero 1 Massimiliano Barbieri, eccolo là inquadrato adesso, completo arancione, numero 2 Idris, numero 3 Tajani, numero 4 Fall, numero 5 Messa, il nostro capitano, numero 6 Matteo Sordello, numero 7 Faruku, numero 7 Dumbi, numero 7 Faruku, numero 8 Dumbi, numero 9 Camara, numero 10 Bamba e numero 11 Greco Luigi. Un attimino la punizione del nostro Dumbi, parte Dumbi sul secondo palo, libera la difesa, fuori gioco. Quindi abbiamo detto con il numero 7 Faruku, numero 8 Dumbi, numero 9 Camara, numero 10 Bamba, numero 11 Greco, in panchina Vainella 12, il 13 Saro, 14 Nezza, il 15 Aguda, il 16 Spano, il 17 Piras, 18 Zaniboni, 19 Lambaie Osman e numero 20 il nostro Costa Wallace. Buon divertimento, che vinca lo sport. 12 marzo 2023, si prepara il numero 4 alla battuta, attenzione che qui temperatura gradevole, oggi il tappeto di via Gottardo veramente in condizioni perfette, una leggera ventilazione a questo momento, ma comunque sia non disturba al momento la gara. Ieri abbiamo sentito la gara della Juniores che troverete su YouTube, basta scrivere Rebaudengo Barcanova Juniores, troverete la gara di ieri, molto bella, da vedere se amate il grande calcio. E il 4 tira fuori, sta spingendo gli amici nero-gialli del Rapid, bravo, adesso il nostro giocatore qua sulla fascia, la palla recuperata da il numero 8, attenzione che
Palla recuperata dal nostro Massimiliano Barbieri. Campionato di seconda categoria, siamo nel girone di ritorno, questo bellissimo 12 marzo, abbiamo detto 0-0. Quindi su YouTube voi potete trovare tutte le gare che ho visto io, eh. Quindi potete vedere quelle del Rebaudengo, quelle del Mercadante, di diverse categorie. Quindi andate pure tranquillamente, mettete il nome della vostra squadra e magari troverete la gara. Ancora il numero 2 del Rapid che copre e la palla esce. Ecco il Rapid che prova a macinare il gioco, attenzione, numero 4. Prende la palla il nostro Dumbi, attenzione che il nostro Dumbi è in diffida, quindi l'arbitro lo riguardisce, ha detto attenzione, attenzione che se ne stava andando l'amico del Rapid, va il portiere adesso alla rimessa, ecco che è la rimessa del portiere, la palla arriva nella nostra metà campo. Prova il 9, libera Federico Messa con un esterno che la palla esce. Gara come tutte importantissima, perché naturalmente Bamba parte sulla fascia sinistra, va a chiudere il numero 7, lo rallenta, ecco Bamba, adesso serve il giocatore del Rapid, va a chiudere Tajani. Riconquista la palla il numero 7 Faruku e la palla termina in laterale. Laterale per il Rebaudengo. Siamo adesso al 10° minuto, 0-0. E gara importante perché entrambe le squadre navigano al momento nelle bassa classifica, quindi devono entrambe fare punti per rimanere nel campionato, quindi sia il Rapid sia che il Rebaudengo. Alla rimessa laterale il numero 2 del Rapid, ancora la palla recita, laterale per gli amici del Rapid, sposta la palla Idris sulla fascia destra, la sua fascia, libera ancora Dumbi, chiama la palla Tajani, la palla gli arriva, ecco sulla fascia sinistra Tajani, si prepara il tiro cross deviato, calcio d'angolo all'undicesimo. Undicesimo primo tempo, va Tajani col suo sinistro a battere questo calcio d'angolo. Attenzione, contro sole Tajani, il sole alle nostre spalle, quindi potrebbe dare fastidio a chi batte. Batte il calcio d'angolo sul secondo palo. Vabbè, il numero 9 del Rebaudengo, Camara, colpisce bene e il portiere con le unghie butta la palla in calcio d'angolo. Dalla parte opposta va a battere Faruku, un altro primo grande occasione del Rebaudengo, battuto il calcio d'angolo, colpisce ma non ferisce il nostro numero 4 Falla, la palla termina ancora a fondo campo. Diamo il benvenuto anche oggi al VAR, oggi è Cristian Pasquero qui alla mia sinistra, benvenuto anche a te Cristian, e come sempre stava verificando sui suoi strumenti, sul suo macchinario e dice che era calcio d'angolo, quindi primo minimo piccolo errore dell'amico direttore di gara, quindi calcio d'angolo va bene, dai, non nessun problema, i rigori si sbagliano, sbagliano i difensori, gli attaccanti, i portieri e anche i direttori di gara, va bene, sarà l'emozione di questa gara di cartello. Tajani perde il confronto col numero 7, parte un cross, bravissimo numero 4 Falla che butta la palla in laterale, va alla rimessa laterale l'amico del Rapid la fascia destra, vediamo un pochettino, siamo adesso al minuto 13, 0-0, mamma mia, palla ricoperta da Falla, dà un'occhiata in giro e prova a lanciare Bamba, ma la palla esce, bravo Sordello a recuperare la palla, a lanciarla via, ancora la palla sulla fascia sinistra, Tajani la dà via, come capita, ecco Masinari dice avanti, avanti, usciamo, e fallo di Dumbi, ancora l'arbitro fischia punizione, va il nostro amico del Rapid, eccolo là, parte la punizione, la palla in area di rigore, l'arbitro in punizione perfetta, eccolo là, perché era proprio in linea con l'ultimo difendente, vede un fuorigioco. Come sempre vi ricordo di non fumare, perché qui
se provate a fumare questo video si spegne. Si autoelimina e andrà a fuoco il vostro apparecchio televisivo, il vostro smartphone, il vostro quindi computer. Non fumare, perché veramente molti ci hanno scritto: come mai stavo fumando e si è bruciato lo smartphone? Perché non dovete fumare. Punizione, quindicesimo, un altro fallo del Re Baudengo, va al numero 4. Ecco, l'arbitro si mette in linea, libera la palla a Falla e poi completamente la elimina anche Stordello. Fallo su Greco, era in linea perfetta l'arbitro di gara. Ma perché era in linea? Perché mangia cose buone, perché fuma, no, non fuma, perché mangia veramente cose che fanno bene alla salute. Io mi batto sempre per la salute, quindi fumo e mangiare cose sane. Attenzione, bravo Idris, bravissimo. Mi batto, la mia battaglia è questa: non fumare e mangiare cose che fanno bene. Ragazzi, noi non scherziamo su questo, perché veramente un'ennesima punizione per il a favore del Rapid. Siamo adesso al sedicesimo, un altro bel cross di Idris, ha chiuso bene la difesa del Rapid, la palla arriva in aria, in fallo, l'arbitro era ben messo e ha visto il fallo del nostro Faruku. Punizione, quindi breve discussione del mister, del direttore di gara con il nostro capitano Federico Messa. Sono chiariti qualche dubbio forse. Parte il numero 4 del Rapid, la palla termina abbondantemente fuori. Messa da fondo campo, va il nostro numero 4 Fal Papa. Eccolo qua, la ragazzo del 2002 che ha aggregato la prima squadra, va a chiudere Dumbi in laterale. Al momento una grande partita. E come avete fatto a non venire? Io non lo capisco. Io avevo detto occhio ai grandi incontri che troverete sui nostri social, dovete venire quando io vi dico che è una grande partita, dovete venire a vederla. Ci sono i prossimi impegni sui nostri social, che sono Facebook e Instagram. Rovesciata del numero 11 ed è bravo il nostro amico portiere Massimiliano Barbieri. Lancia la palla su Greco, bello il passaggio su Idris, Idris controlla e sbaglia. Rimessa laterale, siamo adesso al 18esimo, 0-0, reti bianche anche come le nostre maglie, quindi la palla termina in laterale. Rimessa dal fondo campo, ecco Federico Messa che dà la palla bene al Greco, che controlla, dà un'occhiata in giro, prova a lanciare sulla destra, Bamba, Bamba, entra in aria, rientra! No! Che bella azione di Bamba, adesso la va a recuperare dalla parte opposta, un motorino veramente il nostro Bamba, prova ad entrare di nuovo e la palla termina a fondo campo, dice il direttore di gara. Rimessa da fondo campo del portiere del Rapid, anche secondo me non c'era nulla su quell'azione di Bamba, secondo me è stato bravo il difensore, ma non era rigore sicuramente. Greco, 20esimo, perde la palla, ne recupera ancora il Rapid, ma è bravissimo il nostro Federico Messa che mi sta puntando, hai visto come l'ho inquadrata bene. Carale per il Rapid, ancora Idris, si accontenta l'amico del Rapid, numero 2 del laterale. Non riesco a trovare il capitano del Rapid. Mi dicono dal VAR Lotto, eccolo qua, benvenuto anche a te dietro il palo, eccolo qua il capitano del Rapid, quindi benvenuto a te numero 8 e a tutta la squadra e a tutto il gruppo Rapid Torino. Ecco Idris, anzi no, il numero 9 è Camara e la palla è in laterale. Laterale va di nuovo Idris, palla verso Camara, Greco prova a disturbare, la palla ancora con questa fascia. Ancora Idris che dà la palla a Camara, Dumbi, Faruku, Tajani sulla fascia sinistra, Tajani, serve Bamba, 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 tiro! No! Ed esce alla sinistra del portiere, tutto bello, l'azione del Re Baudengo, la palla fuori. Bamba, Greco esterno destro e la palla esce, attenzione! Yeah.
La palla è uscita sul tiro di Greco, qualcuno dice calcio d'angolo, qualcuno dice fallo, qualcuno dice rimessa dal lato. Sì, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, quindi avevano ragione i ragazzi del Rebodengo a protestare, è stato questo tiro, questo esterno di Greco, la palla finita in calcio d'angolo, va Tajani col suo sinistro, vediamo un pochettino, un'altra bella azione potenziale del Rebodengo, mannaggia, mannaggia. Parte calcio d'angolo sul secondo palo, prova Bamba, va a falla a recuperare la palla. È l'amico del Rapid in laterale, Idris, palla rivinaria, ancora il difensore in laterale, ancora Idris, la palla arriva verso Bamba che... No! Faruku, tiro di destro, la palla esce, 24esimo. Rimessa da fondo campo dell'amico del portiere del Rapid, quindi abbiamo salutato anche il numero 8, il capitano del Rapid. Ecco, l'arbitro fischia. Greco, Greco tiro, deviato in il tiro di Greco di destra, la palla quadra dal portiere del Rapid, mamma mia, un'altra bella attenzione potenziale del Rebaudengo, veramente. Che dire, veramente. Ancora rimessa del portiere, la palla arriva in zona pericolosa, falla, serve Tajani che dà la palla in centro a Bamba, grande prova di Bamba, Dumbi da dietro l'amico del Rapid, recupera la palla Rapid col 2, ecco il capitano numero 8, apertura perfetta, ma Idris c'è, prova ancora Gigio a disturbare, la palla arriva in centrocampo, ancora Idris che serve Camarà, apertura sulla destra, sulla sinistra per Tajani. Rallentato dal numero 7 del Rapid, ancora dai vai, ancora Faruku, fallo di falla, vediamo un pochettino, l'arbitro lo va a riprendere, per fortuna nulla. 28esimo, allora nel periodo non collegato è rimasto a terra Faruku che non ce la fa ed entra Zaniboni, quindi prima tegola, stava giocando alla grande il nostro Faruku, esce zoppicante. Speriamo sia solo un problema momentaneo, ma anche il dottore, il medico ha confermato la diagnosi di sostituzione e quindi esce Faruku ed entra Zaniboni. Chiedevamo scusa delle reti, dei lampioni, delle staff che sono qua presenti al perimetro del Rebaudengo. Fuori gioco, arbitro. Bravo il nostro barbiere di testa, la palla termina sulla destra, ancora palla buona, ancora il giocatore laterale e ferma benissimo il nostro Dumbi, ancora laterale battuto velocemente, Sordello, attenzione il giocatore era quasi libero, prova l'11 a liberarsi da solo, va a chiudere bene Messa con grande classe, giù il cappello signori, giù il cappello, Federico Messa fa uno spettacolo. Greco, giù il cappello, chi ha il cappello a casa se lo tolga. Lancio perfetto su Tajani sulla sinistra, va a chiudere come sempre il numero 7, prova ad andare ma è bravo il numero 7 del Rapid, ancora Tajani, lancio perfetto al bacio come dico io. Bamba, Tajani, la palla scodellata, recupera ancora il numero 5 che è solo in attacco, uno strano numero 5 in attacco, si porta la palla in zona panchina, ancora il numero 8 che serve ancora il laterale e bravo il nostro Sordello Matteo in laterale. Gara difficile, siamo al 30esimo, due grandi squadre che viaggiano in posizioni un po' difficili e quindi cercano in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Bravo Sordello due volte e la seconda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla destra va l'amico del Rapid, attenzione che qui parte qualche schema sicuramente. Battuto forse un po' male questo calcio d'angolo e guadagniamo un bel laterale con Federico Messa che lancia subito Camarà, anzi Greco che si è spostato a destra, a sinistra, fallo. Attenzione, va il nostro fallo
31esimo, gara sentitissima questa qua tra i bianchi del Rebodengo di seconda categoria e i verde-neri, giallo-neri del Rapid Torino. Tutta la punizione, la palla ricoverata da Bamba, prova a aprire su Idris, ancora Camarà, ancora Idris che va a disturbare, attenzione, va bene il numero 4, chiama palla qualcuno, la recupera Zaniboni, entrato bene, prova a aprire sulla sinistra, ci riesce su Tajani, si lancia Tajani sulla fascia, lancia Zaniboni, col numero 18, ancora Tajani, cross, dai, ah, bravo, Caboia. Guadagniamo ancora un laterale con Tajani, tratto bene Zaniboni, come tutto il Rebaudengo, stanno giocando una buonissima gara, Bamba veramente sta dominando, lui Idris su questa fascia, ancora Bamba, ancora il laterale, Dumbi, Tajani, ancora un rimpallo, ancora un laterale, non riusciamo a uscire da quella parte. Chiede un aiuto da Greco che arriva, spizzica, bravo, ancora Zaniboni, tiro Zaniboni, no! Porco boia, gli rimane il colpo in canna, porco boia il nostro Zaniboni. Rimesso da fondo campo, un tiro potentissimo, la palla è uscita oltre all'impianto, mannaggia, laterale ancora per il Rebaudengo. Rimessa da fondo campo, siamo adesso al minuto 34, 0-0, veramente una bellissima gara, tante occasioni per il Rebaudengo e il gol è ancora fermo sullo 0-0, Sordello colpisce ma non ferisce, va il numero 11 del verso il capitano numero 8, ancora il 4, ancora il capitano, eccolo qua, va a disturbare l'altro numero 8 e si accontentano di un laterale. Batte sempre il numero 8, prova a mettere un tacco Idris ma la palla è conquistata ancora dalla Rapid. 35esimo, 0-0, primo tempo. Ricordiamo i nostri social che sono Facebook e Instagram, basta scrivere Rebaudengo prima squadra, troverete di tutto, ma andate pure tranquillamente, potete anche non andare più a lavorare con i nostri social perché mi divertirei talmente tanto che dice ma come me frega dei soldi, del lavoro, io mi metto là, mi guardo i miei social, tutte queste foto che mettono, gli strumenti, i link delle gare, mi guardo tutto. Laterale battuto, ancora la palla sul numero 9 che apre centralmente per il numero 7, penso, no, il numero 3, uno strano numero 3 a destra, ancora il numero 3 prova ad andare, chiuso da Zaniboni in laterale. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, dove devo andare a filmare? Me lo spostata per il signore. Laterale per il Rebaudengo. 37esimo, 0-0. Poco da segnalare in questi minuti. Anche il VAR è tranquillo, quindi non c'è nulla da segnalare. Conta qualcosa, posso raccontare? Temperatura gradevole, spalti gremiti, saremo sui 15.000 ma non hanno ancora comunicato le presenze qua in via Gottardo 10, quindi di solito il dato ufficiale e definitivo lo sapremo dopo la pausa del primo tempo. Alla punizione il nostro Dumbi, siamo adesso al minuto, vediamo un po' prima la punizione, poi parte Dumbi, la palla in area di rigore, prova falla, ancora la palla qua, tiro, calcio d'angolo, 38esimo, non è calcio d'angolo, l'arbitro non ha visto nessun tocco della difesa del Rapid e quindi rimessa da fondo campo. Che non ne prende mezza, ma lascialo perdere. Non c'è i soldi. Gabbo, ma come dice? Perché? Non so, palla sulla destra, ancora Fall che va a chiudere, Zaniboni che va a mettere a posto tutto, la palla lanciata su Bamba.
fallo su Zaniboni. Per fortuna nessuno si è fatto male, perché era una zona un po', un intervento un po' particolare. Vedete di com'è stata la punizione. Ecco il lancio lungo su Idris Camarà. Eccolo! Un tiro che veramente non impezzolisce nessuno. Era un po' una pericolo. Messa del portiere. Ancora Zaniboni con esperienza. Ancora fallo su Camarà. Va alla punizione Messa. Un'occhiata in giro. Ecco che dà un'occhiata e prova il lancio centrale su Idris. Ancora Camarà. Camarà prova l'apertura sulla sinistra. Tajani svirgola, non colpisce. Ancora Tajani, no, recupera la palla, però ancora Bamba. Alla punizione Tajani, che si è ripreso da quella botta. Per fortuna parte il nostro amico Farruku, tutti i ragazzi, tutti e 22 ragazzi sono ancora in campo. Farruku pensiamo sia solo una botta, perché comunque è rimasto in panchina. Oh dire! Guarda il 6, dire! Oh dire! Sì, sì. Complimenti in campo. Guarda il 6, dire! L'arbitro si mette anche contro sole. Fuori gioco, però dice il direttore Chiara, fuori gioco. 42esimo, quindi fuori gioco, 0-0 rimane sempre il risultato. Un'altra bella punizione, la palla sta, stava per uscire, ma è stato bravo il numero 11 aprile. Attenzione, Messa, serve bene il nostro Barbieri, bravo Federico, una testata che serve poi Federico, il nostro Barbieri. Ancora Bamba, prova a aprire su Tajani, la palla su Zaniboni. Tocca qualcuno, libera falla, che sui punizioni, sui calci d'angolo e su queste cose qua è veramente micidiale con la sua altezza. Ancora sulla destra il Rapid, sbaglia il controllo l'amico del Rapid. Ancora Camarà, Camarà, corcoboia, bravo il difensore Federico Messa, serve il numero 7. Attenzione, attenzione, va via l'amico del Rapid. Attenzione, parte il cross, traversa, la palla esce, grande pericolo, sembrava esserci il nostro Barbieri, grande pericolo veramente. Palla ancora qua sulla fascia sinistra, va all'apertura il numero 4. Bravo Tajani in calcio d'angolo, bravo bravo, un bel movimento del numero 7. E la palla termina in calcio d'angolo. Vedete che i tifosi sono anche lì sulla strada, che non vogliono perdersi questa gara di cartello. Tutte le televisioni collegate, Mediaset, Sky, DAZN, le TV satellitari, giornali, riviste, tutti sono qua in via Gottardo 10. Nessuno vuole perdersi, veramente alberghi pieni da giorni per questa gara, veramente. Hotel, tutti gli aerei erano prenotati, le case di fronte, queste qua, vengono affittate per le gare del Rebaudengo in casa. Pullman da tutta Italia per rivedere il Rapid, ma non abbiamo visto veramente di tutto, inimmaginabile il contorno di questa gara, veramente con tutte le televisioni collegate. Tutto buono, va ancora Federico Messa, libera in laterale. Laterale per il Rapid, 44-01, ancora 59 secondi. Camarà si spettina, ma serve Greco. Tumbi, apertura sulla destra per Idris. Uno contro uno, parte un cross di destro. Porco boia! Tajani! No! Ancora Tajani, sportella con l'amico numero 10. La palla è ancora buona. Porco boia! Ancora la palla sulla fascia, va a chiudere. Falla, ma la palla è per il Rapid. Laterale per il Rapid. 45-30, quindi siamo nella fase di recupero. È stato qualche intervento, sì, ma nulla di particolare, penso al massimo un paio di minuti. Oh,
Si è ripreso il nostro Federico Messa, la palla ancora su Dumbi, prova a lanciare Tajani sulla fascia sinistra, buono lo stop. Ancora la palla su Zaniboni. Zaniboni prova a lanciare Tajani, ma è bravo il numero 7 nella fascia destra, è sua, eh? È sua. Il numero 9 si accentra, va a chiudere Dumbi, ancora anche Zaniboni, fallo di Zaniboni. 46-44, l'arbitro fa continuare perché probabilmente si diverte. Adesso siamo già oltre il minuto, quindi. Ma quando la gara è bella si va avanti, perché interrompere il primo tempo, visto che fa caldo, ci sta bene. Guardi i nostri amici della panchina come sono belli sbragati, che sembra di essere al 12 di maggio anziché al 12 di marzo. Fuori gioco, l'arbitro l'ha ben piazzato anche stavolta, vede bene e fischia. Bentornati, secondo tempo, nel periodo non collegato l'arbitro ha fischiato e quindi noi siamo tornati adesso in diretta. Ecco qua le squadre sono rientrate, hanno capovolto la loro posizione in campo, adesso calcio d'angolo, va a battere Tajani dalla fascia destra, nel periodo non collegato, quindi tra primo e secondo tempo è entrato Piras, è uscito Greco Luigi. Calcio d'angolo 0-0, giusto come dice il nostro piccolo amico del Rebaudengo. Fa Tajani a rientrare sul primo palo, porco boia, che bello calcio d'angolo perfetto, la palla fuori. Laterale va il nostro amico Idris sulla fascia sinistra, si è spostato, ancora la palla in zona interessante, ancora Idris. Chiediamo scusa ancora per le reti, i pali e i lampioni e per la sfiga. Ancora la palla, la palla in area di rigore, libera il difensore Zaniboni, serve Tajani sulla fascia sinistra, va ancora Idris e calcio d'angolo per il Rebaudengo. Calcio d'angolo dalla sinistra, va Tajani, tiro a uscire di sinistra, uscire, guardiamo l'area di rigore, siamo adesso al secondo minuto, chissà cosa avranno detto i due mister negli spogliatoi, entrambe le squadre, battuto il calcio d'angolo. Ancora la palla in area di rigore, fuori gioco. Allora rileggiamo le formazioni di questo secondo tempo dopo i due cambi che sono succeduti. Numero 1 Massimiliano Barbieri, numero 2 Idris, numero 3 Tajani, adesso inquadrato, numero 4 Fall, numero 5 il nostro capitano Federico Messa, il numero 6 Sordello, il numero 7 è uscito ed è entrato Zaniboni con il numero, Zaniboni numero 18. Grazie al nostro sempre grandissimo affezionados Cristian Pasquero che ci dà una mano anche in queste grandissime cose. Numero 8 Dumbi, il vice capitano, numero 9 Camarà, numero 10 Bamba, numero 11 Greco è uscito ed è entrato Piras. Quindi Piras con il numero 17. Camarà, Tajani lascia scivolare la palla per Idris, Idris cross di destro, abbiamo paura di fuori gioco. Battuto la rimessa da fondo campo, secondo me qualche cambio tattico ci sono stati perché c'è Tajani più avanti. Bamba, tiro, urco boia, Tajani in leggero ritardo, la palla esce, quindi abbiamo visto Tajani un po' più avanti sulla sinistra e Idris sulla sinistra dietro di lui. A destra quindi abbiamo Piras, secondo me, e Camarà a supporto insieme a Tajani. Cioè, quando c'è un commento del genere bisogna solo stare zitti, se l'avete sentito, boh, quindi Camarà a supporto di Tajani e Bamba. Cioè, ma come fate poi a perdere le altre partite? Io non riesco a capire. C'è un... Iscrivetevi e cliccate la campanella. Cioè, dopo un commento del genere bisogna andare a casa e riguardarsi questa partita. Idris che sta perdendo il pantaloncino. Falla Tajani, prova a lanciare bene Bamba sulla sinistra, la palla però ha un effetto strano ed esce. La palla in laterale, ancora Idris che oggi prova a colpire qua dalla zona sinistra, eh? Attenzione che perde il pantaloncino Idris, potremmo arrivare a un momento sexy della gara. Falla, serve
il numero 11 sulla fascia sinistra, bravo, il movimento del numero 11, ma è bravissimo Camara. Ancora Camara che morde le caviglie del numero 4, ancora il capitano del Rapid. Tajani di testa, serve Zaniboni, no, ancora il numero 10, apertura su Sordello, bravo Sordello in laterale. Laterale per gli amici del Rapid, ricordiamo campionato di seconda categoria, siamo in via Gottardo, oggi questa gara di campionato tra i bianchi del Re Baudengo e i gialloneri del Rapid Torino. 12 marzo 2023. Laterale, primo tempo 0-0 con un predominio leggero del Re Baudengo. Ancora il Rapid che prova, Sordello in laterale. I due cambi entrambi nel primo tempo, è uscito appunto Faruku per una botta ed è uscito ed è entrato appunto Zaniboni, poi è uscito dopo il primo tempo Greco ed è entrato appunto Piras che giostra sulla fascia destra. Tajani lancia Bamba lotta, tutto buono, anche secondo me non c'era niente, va a disturbare Zaniboni. Zaniboni, la palla su Idris, riconquista la palla il Reba che sta spingendo con il loro pressing. Fallo del difensore del Rapid. Punizione, quindi va a battere Tajani col suo sinistro, a giro, a rientrare, speriamo che... Due in barriera, forse un po' troppo vicini, no? Ma al VAR non mi dicono niente, quindi per al VAR va bene la posizione dei due della barriera. Battuto malissimo questa punizione, recupera ancora il Rapid sulla fascia. Zaniboni bravissimo, ancora il numero 4 guadagna qualche metro, anche il 10 ne guadagna qualcuno. Zaniboni bravissimo, la palla ancora lì liberata dal capitano, la palla adesso va sulla fascia destra dove c'è Piras, Messa e Camara. Ancora Piras, l'arbitro fa continuare, bene, bravo il dottor Riga, ha sbagliato quasi niente secondo me. Ancora Dumbi! Gol del nostro vice capitano! Tutti sotto la curva! Bravo Dumbi! Un inserimento verticale del nostro Dumbi, minuto 11! Vai così, che penetrazione! È entrato come un coltello nel burro il nostro mitico Dumbi, numero 8! 12esimo, quella palla entrava veramente col rallentatore, Dumbi ha messo il piede, ha allungato tutte le unghie del piede, la palla è entrata, uno spettacolo, come avete visto con quanta lentezza è entrato sul palo alla destra dell'amico portiere del Rapid. 1-0, secondo tempo, Zaniboni prova a lanciare Tajani sulla fascia sinistra, va a aiutare Idris, ancora Tajani apre su Idris, il portiere va a prenderla, va Tajani a pressare il numero 3 che sbaglia, no non sbaglia, Zaniboni fuori. Idris, la palla sul nostro bomber Dumbi, se lo meritava, una grande stagione del nostro Dumbi, si meritava veramente questo gol. Prova a partire Piras sulla fascia, la palla in laterale, quindi dicevo il nostro vice capitano meritava questo gol per questa grande stagione che sta facendo, difensore, poi centrocampista, poi a volte anche attaccante, meritava veramente il gol il nostro Dumbi. Piras sulla fascia, si prepara un altro cambio, mi dicono dal VAR, sì, si sta preparando Nezza probabilmente, ecco Zaniboni, attenzione parte il giocatore, bravissimo, fall, e la palla è minuto 19,
Attenzione, un cambio, esce Zaniboni ed entra Nezza. 14esimo, quindi è uscito Zaniboni. Grande gara del nostro Zaniboni. Laterale per il Rapid. Se ne stava andando l'amico del Rapid, è intervenuto poi in seconda volta falla che ha chiuso bene l'amico in laterale. Tajani di testa, serve Bamba su Camarà, chiama Tajani ma la palla viene data a destra per Piras che è fresco. Piras, bravo, il numero 2 in laterale. Bamba, bravo il difensore a chiudere la palla da centralmente. Fallo c'è, Tajani, uomo! Camarà, attenzione, un'altra palla data via. Bravissimo, Camarà, bravo! Più avanti! Vai in area di rigore. Ancora la palla sul numero 10 del Rapid. Bravissimo, Dumbi. Va a chiudere Idris, non riusciamo a fermarlo, eh. Poi ci si mette un po'. La scivola Tajani, la palla esce. Fallo di Dumbi sul capitano, ecco l'8 contro l'8. 8 contro 8 quanto fa? Boh, non si sa. È tornato il nostro Greco, ecco qua tra noi. Ciao Greco! Dopo un grande primo tempo. Ecco Nezza che va a chiudere sulla fascia destra, va a sovrapporsi Piras parte cross di sinistro, bravo Idris, la palla adesso su Bamba, Tajani si lancia, l'ho vista dentro, stava entrando la palla, è uscito di poco, bravo Tajani. Grande Taglia! 17esimo. Fall. Dumbi apre sulla sinistra, è un po' complicato questo passaggio, va a recuperare l'amico numero 3 del Rapid Torino. 1-0, 17esimo, gran gol di Dumbi, ancora Tajani, spostato questo secondo tempo più avanti, sempre nella zona sinistra. Tajani, passaggio in centro, urco boia, leggermente in più avanzato il passaggio a recuperare il portiere del... Attenzione. Idris, bravo. Ecco il pallone, in diretta per tutta Italia e tutta Europa, Banche alla rimessa laterale. Spettacolo! No, io non so se ci provo coi piedi. Avete visto il pallone quasi davanti a voi. Bravo. Massimiliano Barbieri perde un po' di voce e recupera la palla. Che bella azione prima di Tajani, l'ho vista dentro e poi la palla è uscita per l'effetto, probabilmente il portiere. Ancora la palla sulla sinistra. Ancora la palla recuperata dal Rapid, zona sinistra. Ancora un saluto alla panchina del Rapid con i dirigenti, il mister e i ragazzi. Il dirigente Guardaline guadagna qualche metro e l'arbitro fa 19esimo, ha ammonito l'amico del Rapid perché l'arbitro ha fischiato la punizione laterale contro, lui era un po' nervoso e si è nervosito, attenzione Idris, tiro cross, porca miseria, mamma mia, era più uno scorreggio cross. Ancora Tajani, la palla seguita dietro per Bamba, ancora Bamba, prova, è questo qui fallo, bravo arbitro. Punizione, va Tajani col suo sinistro, mannaggia, Idris ha creato una bella azione, ecco che si butta anche in aria a falla, marchiato dal numero 6, che sono entrambi altissimi. Burco boia, Bamba si è preparato benissimo e la palla termina in laterale. No, Dumbi, no! Bamba in area di rigore, apertura dall'altra parte, non arriva Piras e riparte il Rapid, recupera ancora Dumbi, Piras, ancora Dumbi sulla fascia, parte un cross, ancora Idris, porco boia, parte il treno verde, attenzione, grandissimo Fede,
La palla recuperata da Tajani, che mette il fisico. L'arbitro fa continuare, non c'è nulla. Bravo direttore di gara, giusto. Apertura sulla sinistra. Ecco il numero 5. Tordello si perde l'amico. Attenzione, attenzione. Camara mette il piede, la palla ancora là. Il numero 8 che apre sulla sinistra. Ecco il numero 11 appena punito col giallo. Attenzione. Mamma mia, palo! Palo dell'amico numero 10, la palla esce. Oh, palo, deviazione di Messa, secondo me era... Era deviazione di Messa in calcio d'angolo, tutto veloce. Non c'è veramente un attimo di pausa. Fondo campo. 24esimo, secondo tempo 1-0, gol di 24. Va la punizione, forse il numero 11, parte un altro cambio. Punizione va al numero 4, penso, del Rapid. 1-0, anche Gigio Greco è qua in curva nord a vedere tifare Rebaudengo. Attenzione, anche il numero 6 in area di rigore, ha battuto la punizione. Dumbi in calcio d'angolo, bravissimo. Un velo di silenzio per questo calcio d'angolo. Ben battuto questo calcio d'angolo, ragazzi miei. Dumbi, Bamba, Tajani. Porco boia, bello il tiro, è parata del portiere, bello il tiro, un po' forse telefonato. Due contro uno, giusto, si può stare. Ammonito chi? Vediamo un po' chi ha ammonito, vediamo un po'. Sordello per aver allontanato la palla. Per aver allontanato la palla. Sì, perché ha fatto il segno così, ha fatto le buote la palla lì. Anche il VAR ci conferma, un ammonito Sordello per aver allontanato la palla. L'arbitro sta trascrivendo. 27esimo. Il pubblico sta ancora entrando qui sulle tribune del Rebaudengo. Ecco il foglio! 16.000 spettatori, ragazzi miei! 16.000! Come? Conti bene, ci sono, vedrà! Tutti qua attaccati uno con l'altro! Bravo Barbieri, chiama la palla, lancia Piras sulla fascia destra. Eccoli qua, 3 contro 3. Bamba, bravissimo il 2. Porco boia, che sei bravo anche tu. Tacco, Messa in laterale. Ennesima punizione, vai l'amico del Rapid. 27esimo, appena finito. La palla esce. Piras sulla destra, Piras, un'occhiata in giro, parte un bel cross. Tajani, tiro, orco boy, la palla esce di destro, non è il suo piede, va bene comunque. 29esimo. Camara, la palla liberata dal capitano, ancora la palla in zona pericolo, bravo Nezza, è entrato benissimo, lancia ancora Piras sulla fascia destra, un treno, apertura centrale, attenzione Tajani, forse si accontenta del laterale, sì. Bamba, mette il corpo, ancora la palla su Casimiro, scusa, su Camara che giustamente mette... Ferma l'amico della Rapide, si merita un altro giallo, giustamente, anche secondo me. Ha morito Camara, ci sta, sì, anche al VAR confermo che ci stava. Ha morito quindi Sordello e Camara in questo secondo tempo. Giustissimo. La, anche Messa. No, Messa no. Messa e Camara. Era Sordello forse. No, molto freddo. Minchia, c'è un po' di mezza, chi è? Fermi che si butta, non entrate che si butta, bravo Matteo.
Ancora il laterale per gli amici del Rapid, la palla allontanata da Dumbi, alla viva il parroco. E come faccio tutte le domeniche, saluto anche tutti i parroci, tutte le persone che stanno guardando questa gara. Uomo! La palla su Bamba, Bamba, Bamba! Dai Bamba, è un po' stanco secondo me. Bamba libera il portiere con i piedi. Stanchi anche loro! Ancora Camara, bravissimo Camara, oggi una diga a centrocampo, anche se non abbiamo acqua qua a Torino, ancora Tiani scivola sul pallone. Ancora la palla. Dai Andre! Ancora la palla su Nezza che lascia Piras. Piras no, perde la palla in zona importante, attenzione, recupera la squadra. Bravissimo Dumbi, bravo. Dai. Punizione quindi per il fallo su il nostro capitano Federico Messa, va a fallo che c'ha un tiro potentissimo, la palla arriva in zona panchina, ancora l'amico del Rapid sulla sinistra, serve ancora il collega di reparto, va a chiudere Piras. A Piras copre Idris, bravissimo Idris, perde però una scarpa fuori. Ecco. Adesso Bamba è più a sinistra, ancora la palla recuperata dalla Rapid, va a chiudere Dumbi, bravissimo Dumbi. Abbiamo dei dubbi sul, sul primo monito, se è Fordello o Messa, poi chiederemo il direttore di gara. Poi direttamente Messa mi dicono, quindi Messa e Camara. La palla è su Nezza, ancora Dumbi, libera come capita l'amico del Rapid. Cambio, vediamo un po' chi esce. Esce Tajani, giusto, tra gli applausi. Buona la gara. Ed entra. Bravo Taja! Entra il numero. Il numero? Sono azzeccato pure il entra il 19. Entra Lam Baye Osman, il capitano della Juniores che ieri ha fatto gol. E se volete rivedere la gara della Juniores, andate su YouTube. Scrivete Juniores Rebaudengo Barcanova. Una gara, uno spettacolo. 2-0 per i bianchi del Rebaudengo. Quindi, stasera vi guardate questa gara. E domani la gara della Juniores, mamma mia, che programma che vi facciamo fare, Ecco, Bamba, va, Usman, Usman sulla destra, bello carico, ieri ha fatto gol, quindi oggi è bello carico. Mario ieri l'ha fatto entrare un controllo. L'arbitro fischia con poca voglia, si sarà stufato, ma 36esimo 1-0. Ragazzi, incollati allo schermo, non vi muovete dal vostro divano, dalla vostra sedia, non spegnete internet perché la gara è ancora intensa. Usman, Usman sulla fascia destra, un po' di confusione in questi ultimi minuti, ancora il giocatore del Rapid e copre bene Barbieri con tutta la calma possibile, ecco Lam che dà tranquillità, anche Idris, la palla va su questa nostra zona, ancora va a chiudere Dumbi, la palla ancora su Idris, esterno destro, Piras si è accentrato un pochino, ancora il 14, mette il piede Dumbi, fallo di Dumbi, attenzione. 37esimo 1-0 per i bianchi del Rebaudengo di mister Massimo Masinari, la palla in area di rigore, secondo me ci stava il fallo, palla al limite dell'area, parte un cross, ancora stop dell'attaccante, fallo c'è, libera Dumbi, bravissimo Dumbi, ancora il difensore, palla al numero 3, Bamba è il numero 1, Bamba è il numero 1, la palla su Usman, bravo il difensore, saliamo, bravi, saliamo un po', lancio lungo del portiere, Fordello mette la testa, bravissimo. Ancora la palla sulla destra, ancora Camara, fresco di ammonizione, Idris mette il corpo, Idris, la palla approdata al numero 10, l'apertura sulla sinistra è completamente solo l'amico del Rapid, parte il tiro cross,
Mamma mia, la vedi all'ultimo il nostro Massimiliano Barbieri, forte colto anche dal sole. E riparte il Rebaudengo, lancio sulla sinistra, troppo lungo. Batte il nostro amico del Rapide, la palla arriva in area di rigore, va il numero 9, non facciamo fallo. Parte un tiro cross, la palla arriva rigore, ci stava. Calcio di rigore netto, quindi va l'amico del Rapid, vediamo un po' se è il numero 10. Chiudete la finestra! Vai Max, dai! Dai, dai che la tira le stelle, dai! Dai che lo sbaglia! Dai che prende il balcone! Bisogna destabilizzarli. Dai Max! Dai che prende il balcone! E lo para Massimiliano Barbieri! Lo para! Il numero uno del Rebaudengo, Massimiliano Barbieri! Calcio d'angolo, forza ragazzi, non è successo niente. Quarantesimo, parte il calcio d'angolo. No, adesso no, dopo il rigore, no. Fuori! La palla non esce. Osman è fresco. Bravo, Idris in laterale. Idris, la palla su Bamba prova a partire, parte, Bamba, uno contro due, Piras, tiro cross, Piras, ancora il difensore laterale, ancora la palla scodellata dall'amico del Rapid, Camarà si lancia sulla destra, Camarà doppio passo, attenzione! La palla recuperata dal Rapid che lancia subito avanti. Libera messa, non completamente. Attenzione, squadre spezzate. Ecco il numero 10, che è colui che ha battuto il rigore, dalla palla ancora sulla fascia. Libera Idris, ancora la palla. Bamba che è lento, bravo! 43esimo, gara soffertissima, Bamba dalla palla Usman, numero 19, apertura sulla destra, vediamo se riesce ad arrivarci Nezza, ci arriva Nezza Daniele, apertura sbagliata, recupera ancora il Rebaudengo con Federico Messa che libera, ecco Camarà, si sfrutta l'effetto della palla, ancora la palla a centrocampo, ancora Dumbi. Bamba, grande gara di Bamba, prova a aprire sulla sinistra per Usman, ma chiude bene il difensore. Attenzione, parte il numero 3. Non riusciamo a fermare il numero 7. Dumbi mette il colpo, parte un cross, bravo Matteo Sordello in calcio d'angolo. 43esimo, inquadriamo l'area di rigore, il calcio d'angolo l'amico del Rapid. Recupera con tranquillità Nezza, lancia in avanti per Bamba, uno contro uno, Bamba riesce a prenderla, Bamba in cestica, non c'è niente, bravo, giusto, non c'è niente, l'arbitro lo fa continuare, non c'era niente neanche per il VAR, quindi Camarà un esterno, la palla adesso restituita agli amici del Rapid, rientra il nostro Bamba, grande prova, stremato il nostro Bamba, ancora Idris che chiude non completamente, ancora la palla lì, va a chiudere Lam. Allora, cosa è successo nella pausa? È arrivato l'arbitro, ha espulso Vainella in panchina, il nostro secondo portiere, forse qualche parola di troppo. Si prosegue, ancora Sordello che va a chiudere. Sordello, ecco il numero 15, ed è entrato Spano al posto di qualcun altro. Quindi calcio d'angolo è uscito, anzi no, laterale, è uscito Camarà, è entrato Spano per questi ultimi minuti. Che tu sei un diabete. Siamo
ammonito il amico del Rapid per il fallo. Allora, rimessa la terra, battuta la munizione, la palla su Usman. Usman dà la palla a Spano, ancora Spano che mette il corpo, la palla sta uscendo, ancora il numero 10. Guardalo! Ancora la palla recuperata dal nostro Massimiliano Barbieri. Controlliamo il tempo, siamo adesso al 47:35, l'arbitro fa continuare. 5 di recupero, dice il nostro VAR. 47:40. Sordello, la palla su Spano. La palla sulla sinistra. Guarda fuori! Guarda fuori! Quel faccia di merda e sempre Lam, la palla su Spano. Spano controlla, apertura sulla destra per Nezza. Nezza, nessuno gli dice che c'è l'uomo, parte un passaggio per Piras, l'amico del Rapid nel laterale. 49:35, ha detto il direttore gare, 5 minuti di recupero, ma dato che abbiamo giocato poco in questi ultimi paio di minuti, ancora Bamba. Ancora la palla in laterale, l'arbitro controlla l'orologio, mette il fischietto in bocca, ma non vuole fischiare perché anche lui si diverte probabilmente. Gara sentitissima con gli amici Rapid del... Amici Rapid non è male. Bravo, libera come capita il nostro Messa. Ancora la palla su Dumbi, apre per Piras, ancora Bamba. Bamba. Tira! Spano, tiro! In calcio d'angolo il portiere del Rapid, bravo. 50:20. Palla su. Parte il cross, la palla esce. Rimessa del portiere. Spano. Fischia l'arbitro, finisce la partita, 1-0 per il Rebaudengo sugli amici giallo-neri del Rapid. Marco vi saluta e dà l'appuntamento alla prossima. Ritorniamo in diretta, il Rebaudengo sotto la curva del Rebaudengo, gli amici destri. Eccoli ancora qua, abbiamo riaperto, grande Massimiliano Barbieri, un applauso al nostro amico Barbieri. Sì. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare, bravo, qualche cosa. Barbieri, veramente la nomination di oggi. E naturalmente il nostro vice capitano Dumbi. Andiamo negli spogliatoi. Assegniamo!